Ciao a tutti, oggi un nuovo video, volevo parlare di un argomento un po' spinoso, un po' abbastanza delicato, che è il bullismo. Io fin da ragazzina l'ho subito, purtroppo, specialmente dai compagni di scuola. Alle elementari no, però io ero una ragazzina abbastanza timida, quindi era facile approfittarsi di me. Arrivata alle medie è stato molto devastante, perché addirittura presa in giro anche dai professori, che ero molto magra e con i capelli corti mi chiamavano maschiaccio o ragazzo, e questo faceva molto molto soffrire. Mi prendevano in giro perché secondo loro ero brutta. Poi, andando avanti nei 3 anni, mi rubavano le cose dallo zaino, mi volevano far cadere dalle scale e la mia vita era un inferno. Facevo di tutto per non andare a scuola, infatti non so come ho fatto a promuovere, ho salvato sempre gli anni all'estremo, però mi hanno fatto molto soffrire, e vedendole da come sono adesso io direi alla me stessa: reagisci, fai qualcosa. Invece ero troppo timida, troppo impaurita da queste miei compagni, che dovevano essere in teoria amichevoli. Mia mamma ha chiesto aiuto a preside, a professori, e gli hanno risposto che dovevo cavarmela da sola, che loro non potevano fare niente. E abbiamo penato, tutta la famiglia ha penato, finché io non ho finito le medie. Sono arrivata finalmente alle superiori e ho trovato il mio spazio, ho trovato persone molto simili a me, ho trovato amici, ho trovato persone con caratteri diversi, però persone, non bulli. Finché il 5° anno di superiore, dopo un litigio con una persona della classe, mi hanno esclusa dalla classe, e io ho fatto l'ultimo mese della 5ª superiore da sola nel banco, perché secondo loro dovevo chiedere scusa a tutta la classe, eccetera eccetera, e alla presentazione di un progetto che avevamo fatto, un sottopasso a scuola, mi hanno schernita quasi tutta la classe, tranne i pochi che erano miei amici mi hanno difesa. Da lì io ho chiuso con queste persone. Se li vedo li saluto, però non ho rapporti fissi. E soprattutto anche durante l'anno scolastico, a una mia compagna, io tenevo la macchinetta fotografica, un altro mio compagno mi scontra, la macchina cade e si rompe. Lei il giorno dopo mi dice: no, tu devi riparare la macchinetta perché si è rotta. È d'accordo anche l'altro mio amico, l'altro ragazzo, me la devi ricomprare. E tu: guarda, io non ho disponibilità economica, non posso pagartela. Lei ha smesso di chiedermelo, e un bel giorno, eravamo sempre in questo altro passo, arriva il padre che mi minaccia una ragazza di 18-19 anni, l'ha presa da sola, mi ha minacciato, mi ha intimato di pagare sua figlia, perché sennò è davvero una stronza, una vigliacca.
devi pagarla, tutto bla 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 bla. Io l'ho raccontato a mio papà. Mio papà, non ti preoccupare, andiamo dall'assicurazione e si sistema tutto. Mio papà si incontra con questa persona e vanno all'assicurazione, così la fotocamera era ripagata. Lui continuava a insistere che era colpa mia, che sua figlia ha sbagliato, è colpa sua, continuava a offendere. Mio papà si è molto arrabbiato. L'assicuratore ha calmato mio papà e ha finito questa cosa. Lei è stata ripagata della macchina fotografica e infatti pochi giorni dopo ne aveva un'altra nuova, non aveva l'altra, e quindi magari era già rotta, quindi lei ha sfruttato la cosa e se l'è rifatta nuova. Quindi già non sono preso di che scoraggiano una persona a fidarsi. Ho avuto una migliore amica, sia alle medie sia alle superiori, anche alle elementari. Per 5 anni ne ho avuta una, non vi dico il nome perché per privacy, però lei era molto sovrastante come persona e io ero piccola, ingenua, andavo dietro a lei, finché non ha offeso platealmente mio cuginetto. Da lì non l'ho più cagata. Alle medie avevo un'altra amica, sempre amica tra virgolette, migliore amica, che in classe si coalizzava con gli altri e mi insultava, mi derideva. Poi quando uscivamo al pomeriggio era tutta carina. Da lì dopo le medie l'ho accantonata, non l'ho più cercata. Lei era sempre a casa mia, io sempre a casa sua, le mamme si conoscevano, però si comportava da stronza. Alle superiori ne ho avuta un'altra, che è uscita con me un bel periodo, i primi anni delle superiori, due giorni insieme, facciamo i compiti insieme, tutti insieme. Poi si è stufata di me e mi ha sostituito con prima una, poi un'altra persona. Io le superiori iniziavo a frequentare i ragazzi, ovviamente, e c'era una sorta di gelosia, non lo so, invidia, non lo so, però mi facevano tutte il genere femminile, mi facevano dispetti gratuiti, tipo uscivi con lui? Adesso ci sto insieme io, ti dà fastidio? Sì. Non mi interessa, proprio cattivere gratuite. E nel frattempo, nel passare degli anni, il mio carattere si è fortificato. Infatti oggi tuttora ho pochi amici ma fidati, esco soprattutto con mio fidanzato e non ho neanche tanti rapporti stretti con i miei familiari, cugini, zii, non ho molti rapporti stretti, neanche con mio fratello, anche se vorrei tanto, però abbiamo una visione della vita diversa e cosa io vi posso consigliare? Posso consigliare di essere fieri di voi stessi, di essere come siete, non vergognarvi. Avete un carattere timido? È uguale, è il vostro carattere. Avete un naso grosso, un naso piccolo, qualsiasi difetto fisico? È uguale. Io sono così, sono bello perché sono così. Non lo so, vi piacciono certi tipi di musica? Agli altri non piacciono? Fa niente, a me piacciono perché devo cambiare. Mi piacciono dei libri, mi piace qualsiasi cosa, qualsiasi hobby è vostro e nessuno può giudicare.
La canzone è molto bella, di Caterina Caselli, che dici? Nessuno mi può giudicare. Infatti io credo che intitolerò il video così, perché sono tutti bravi a giudicare le persone prima di conoscerle. Non fa neanche lo sforzo di conoscerti. Ti giudicano per come sei vestito, per come trucchi, perché sei più vecchio, più giovane, perché stai con quello, stai con quella, per qualsiasi cosa. Quindi ti giudicheranno a prescindere. Tu vai sempre avanti, tu che mi guardi, vai sempre avanti e non ti scoraggiare, non ti buttare giù. Io ti parlo così perché purtroppo ho avuto pensieri suicidi, si può dire, non è una parolaccia. I miei hanno rischiato di trovare la loro figlia fuori dalla finestra. È stato un periodo veramente buio, nero della mia vita. Per ora sono abbastanza stabile, anche se ci sono alti e bassi, sono molto stabile. Mi ritengo una persona abbastanza moderata, abbastanza stabile, e soprattutto adesso ho maturato un carattere abbastanza tosto, è tipo che se fai male a una persona a cui tengo, vattene via prima che arrivo io. Se fai male agli animali, soprattutto, scappa. Sono diventata molto combattiva, tosta, si può dire tosta. E niente, io spero che questo video parlato vi sia piaciuto. Sarei contenta se mi raccontaste la vostra esperienza, possiamo confrontarci se volete, ovviamente. Io vi mando un grosso bacio, un saluto, ricordatevi che vi voglio bene. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!